45, usciamo da Pistoia. Mi raccomando, seguite le indicazioni dei nostri ragazzi, perché dovete andare via con il numero che vi abbiamo assegnato, altrimenti a Montecatini sarà un problema. Alle 4.45 vi voglio a vedere i vostri auto. Non partite gridando che i ragazzi non vi danno il via. Abbiamo le indicazioni e poi passiamo a questa automobile, che è un'automobile particolare, è un'automobile di una casa di Modena che ha fatto la storia dell'automobilismo, quindi F40 viene costruita per quasi Ferrari, F50 per 50 anni e così via. Ha avuto una progenitrice che era 288 CPO. Questa è un'automobile che doveva essere costruita in pochi esemplari, 500 esemplari. Poi il lato commerciale Ferrari la portarono fino oltre 1300 esemplari. Monta un motore 8 cilindri ed è l'ultima Ferrari a montare un motore turbo compresso. È una gioia guidarla, però guidata in più di una circostanza, forse per una delle Ferrari, una delle ultime Ferrari vere, senza il limite. La Ferrari che proseguì la storia con l'F50, cioè con l'F50, è un altro tipo di macchina. Questa è una macchina che tutti i collezionisti e tutto il mondo riconoscono come essere un caposalto della storia, cioè un'auto da corsa. La coeva in linea della testa rossa era la 348. Scusami. E danno la linea pulita. Se rimaniamo poi fanno cazzate, purtroppo la linea si spegne. Siamo quest'altro esempio di storia dell'automobilismo, un Alfa Romeo. Però è stato l'auto della nascita, quindi un grande motore, sostituì quei motori che vedevano a 6C, però Alfa Romeo si rese conto nel 50-51 che vendere quelle auto là per papi, operatori o industriali non era più tempo, doveva fare Alfa Romeo un'auto più economica tra virgolette, anche se queste erano auto che costavano anche un appartamento. Però Alfa Romeo fece il motore 1009, Santa pulì la carrozza anche piena in farina. Questa dalla prima serie si differenziava che aveva il doppio carburatore che gli dava un po' più di lustro, da 100 a 115 cavalli. Quindi vedete che questa linea, se la guardate bene, è la piccola della Villa d'Este con la quale abbiamo cominciato. Se vedete, gli stilemi sono identici. Vedete la circolo, faro, paraurti posteriore, cioè vedete come la stessa casa, cioè Touring Superleggera, abbia dato lo stile. Questa è un'auto sempre in alluminio. Questa è una 1500 Fiat Ghia, un'auto poco vista, un'auto poco conosciuta, e questa automobile qua, la carrozzeria venne fatta a Torino, Ghia ancora oggi esiste, è stata messa nella galassia Ford. Infatti voi su alcune Ford nuove vedete la carrozzeria Ghia. Presentiamo questa macchina, la macchina è praticamente una Maserati, vedete il tridente davanti, quando vedete il tridente dovete pensare alla città di Bologna dove è nato Maserati. Il tridente è la statua che c'è, che campeggia nella città di Bologna, in piazza. Quindi il tridente Maserati lo prese come suo simbolo. Questo ormai non c'erano più i fratelli Maserati, sono subentrati gli Orsi, era subentrata un'altra gestione francese e si produsse questa Merak. Merak venne... Allora, questa è una 6C, quindi ha la stessa motorizzazione delle prime due che abbiamo visto ed è una Pescara. Veramente la denominazione di questa automobile è 6C,
parte di Pietro, il che passa da pescare. Il tuo ordinario alla fine ordinò cinque di queste vetture che vinsero negli anni 30 per mondo. Guardate la bellezza di questa vettura, sempre il marchio Touring campeggiata, non è una Guarda la gente.